È stata l'occasione per fare il punto della situazione sugli interventi ma anche per pianificarli. Il governatore della regione Toscana Enrico Rossi ha così incontrato oggi ad Arezzo i comuni colpiti dall'alluvione dello scorso luglio. Un ritorno in città, quello del presidente e commissario straordinario che arriva a 3 mesi di distanza dal violento nubifragio che mise in ginocchio parte della Toscana, colpito soprattutto il territorio aretino dove ci fu anche una vittima. Intanto abbiamo avuto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e quindi siamo qui a chiedere la relazione sulle somme urgenze di 2 milioni e mezzo che sono già state fatte in strade, ripristini da parte dei comuni, dei consorzi e di altri enti. Poi abbiamo informato che c'è la possibilità di un rimborso fino a 5.000 euro per le famiglie e fino a 20.000 per le attività produttive, commerciali e agricole in tempi relativamente brevi. Quale anticipazione su futuri rimborsi che invece avranno tempi più lunghi? E poi siamo qui a mandare a Roma il piano delle opere di intervento per un valore complessivo che già abbiamo calcolato intorno a 15 milioni, di cui 12 nell'Aretino e 3 ad Abbadia San Salvatore, per alzare il livello di sicurezza delle zone laddove ci sono stati questi episodi alluvionali. Alzare, intervenire e fare lavori con metodo, con puntualità, ha consentito anche di recente di evitare che la Toscana fosse travolta da un'alluvione. I lavori dovrebbero partire entro la prossima primavera. Ci daranno una ragionevole certezza che nel caso in cui avvenga un episodio similare a quello del 28 luglio, il territorio non subisca danni così ingenti.